Siamo nell'antica Irlanda, prima dell'arrivo dei Romani, durante la civiltà celtica. Il 31 di ottobre loro usavano festeggiare la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno con il sabba più importante per la loro religione, e cioè il sabba di Samhain. Quel giorno finiva l'estate, iniziava ufficialmente l'inverno e quella stessa notte avveniva qualcosa di magico. Il mondo dei vivi e il mondo dei morti veniva a contatto e le anime dei cari defunti potevano oltrepassare per una notte nel mondo dei vivi. Per questo motivo i Celti erano soliti festeggiare accendendo un grande fuoco sacro per omaggiare i propri cari, le anime dei propri cari, e ballare intorno a questo fuoco, ma lo facevano con delle maschere terrificanti, perché insieme alle anime dei propri cari passavano anche i demoni maligni, gli spiriti maligni. Per evitare questo cercavano di terrorizzarli con queste maschere. Finita la funzione, ognuno di loro prendeva un pezzo di fuoco sacro, lo metteva in una rapa intagliata e con quello tornava a casa dal bosco seguendo il sentiero. La rapa veniva messa davanti casa per segnare il viale alle anime dei propri cari. Quando arrivarono i Romani, presero questa festa e la trasformarono in notte di ogni santi, per poi creare la festività dei santi e la commemorazione dei morti, All Hallows Eve. Così nasce Halloween, perché abbreviato All Hallows Eve divenne Halloween. Quando gli irlandesi dovettero emigrare in America a causa della carestia, portarono con sé le proprie tradizioni, tra cui Halloween. In America c'erano le zucche, non c'erano le rape, e cominciarono a intagliare le zucche, e così nascono le zucche di Halloween. Quindi adesso sapete come nasce questa festa, perché si ci veste in maniera terrificante, e mi raccomando, divertitevi, ma state attenti a cosa vi potrete trovare in casa al vostro ritorno, perché vi ripeto, non passano solo le anime dei cari defunti, passano anche le anime dei demoni. Un saluto, buon Halloween!